Isidoro Núñez, chitarrista. Lei voleva raccontarci una particolarità riguardo Piazzolla. Beh sì, una particolarità di Piazzolla è stata quella sicuramente di avere avuto una certa affinità con l'ambiente chitarristico, con le sei corde, diciamo, perché nella sua carriera da compositore ha scritto numerose opere per questo strumento, oltre al concerto che eseguiremo oggi per celebrare i 100 anni della sua nascita, omaggio a Liegi, che tra l'altro è una particolarità, anche questa è stato scritto per partecipare a un concorso, anche Piazzolla partecipava a concorsi musicali. Egli ha scritto anche altre opere importanti come la Tango Suite per duo di chitarra, addirittura senza il bandoneon. Ad esempio abbiamo un'altra opera molto importante che è l'Histoire du Tango, è un'opera con 4 tempi originale per flauto e chitarra. Lei è musicista, però è anche insegnante di chitarra. Come si vede in questo ruolo? È un ruolo che amo, per il quale diciamo ho studiato durante la mia formazione per arrivare a questo tipo di obiettivo, di traguardo, perché sin da bambino ho avuto anche l'esempio dentro casa di persone vicine alla mia famiglia, mio cugino in particolare, che diciamo mi ha messo la chitarra in mano, Fabio Núñez, per la prima volta, e da lì è nata la passione anche per l'insegnamento. Ho avuto poi la fortuna di insegnare in varie località sempre in Molise, poi arrivare a Liceo Musicale, che è una scuola superiore dove i ragazzi entrano in primo liceo, diciamo, già con una voglia diversa rispetto a quella delle scuole medie, dove lo strumento musicale si insegna in maniera un po' più orientativa, ma da lì poi nascono le passioni per i ragazzi che vogliono orientarsi un po' di più verso la strada maestra, che è quella del conservatorio, per cui si iscrivono al liceo musicale e fanno questo meraviglioso percorso. Che suggerimento possiamo dare a questi ragazzi che vogliono intraprendere la carriera di musicista? Quello di capire da subito che la musica la si fa per gioco da bambini, guai se non fosse così. Però poi, arrivati ad un certo punto, la musica stessa richiede un certo tipo di abnegazione, di disciplina con la pratica quotidiana. Oggigiorno purtroppo molti ragazzi sono abituati ad avere le cose in maniera molto facile, ecco. Pensiamo solo agli smartphone, ai tablet, piattaforme di vario genere, e mentre la musica è un qualcosa che richiede l'impegno fisico quotidiano, la costanza è quella che premia di più. Con Mario Muccitto, diplomato in fisarmonica classica, musica corale e direzione di coro, ma non solo, la sua formazione è molto lunga. Sì, ho lavorato, ho studiato, ho fatto un percorso di studi classici, anche composizione, poi il mio strumento è fisarmonica e ho iniziato a studiare questo strumento che è chiamato bandoneon, che è uno strumento che sostanzialmente ha un repertorio di tanghi. In modo particolare per questa sera noi eseguiremo Piazzolla, il doppio concerto di Piazzolla, chiamato anche omaggio a Liege, perché lo scrisse in occasione di un concorso internazionale di chitarra
perciò la formazione in duo con la chitarra, ed in quella sede suonava lui stesso. È uno strumento al quale io mi sono avvicinato, mi sono sempre più appassionato, e devo dire non è tanto usuale, ecco, forse in Molise penso di essere attualmente l'unico. Ci sono di due tipi, il bandoneon bitonico e il bandoneon unitonico. Per intenderci, l'unitonico è quello che è più diffuso in Europa, e il bitonico, quello che suono io e suonava anche Piazzolla, in sostanza consiste nel fatto che ad ogni tasto, ad aprire in apertura un suono, la stessa nota, in chiusura ne ha un altro. Questo probabilmente è legato anche a un'esigenza di armonici, che nell'esecuzione cioè è un po' più ricco di armonici. Quindi sostanzialmente questa è la differenza grande tra questi due strumenti, comunque chiamati bandoneon cromatico o bandoneon diatonico. A quale tipo di musica si adatta principalmente? Il tango prima nasce come il tango tradizionale, si sviluppa agli inizi del Novecento proprio in questa maniera, proprio nelle orchestre tipiche di tango, dove si avevano nella formazione i due violini, i due bandoneon, e unito poi al pianoforte e il contrabbasso. Man mano si è evoluto, ma si è evoluto anche il tango insieme appunto ad Astor Piazzolla, che ne fa un genere suo perché se ne discosta tanto. Piazzolla ha una formazione che risente di diverse contaminazioni di generi. Lui ha studiato i classici, ha avuto e collaborato con grandi jazzisti, con grandi nomi, e quindi ha avuto una formazione importante, e poi, ripeto, il tango ne ha fatto un genere assolutamente suo. Infatti gli si attribuisce proprio la denominazione di nuovo tango di Piazzolla. Lui sostanzialmente non è molto schematico nella forma proprio musicale, ha dei concitati, ha delle parti lenti nei brani che lui compone. Lei è un musicista di grande esperienza, com'è nata questa passione però? Molti anni fa, inizialmente con la fisarmonica, poi ripeto, alla fisarmonica si sono affiancati tanti altri interessi musicali, dalla composizione alla direzione d'orchestra, e insomma diciamo che ho investito in questa direzione un po' sia come strumentista che come cultore in genere della musica. Amici di Telemolise, il nostro viaggio in Molise termina qui. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi do appuntamento al prossimo viaggio in Molise. Vi ricordo che potete seguirci al canale 11 di Telemolise, 96 in Abruzzo, 880 nel Lazio. Potete rivedere tutte le nostre puntate collegandovi al sito internet www.telemolise.com.